Salve a tutti da Legio Patria Nostra Italy. Come avevo promesso, oggi farò un video su un'analisi della strategia russa, di quello che hanno fatto i russi, come siamo arrivati a questo punto. Prima di iniziare, vi ricordo che c'è un secondo canale. Sotto la descrizione c'è il link. Iscrivetevi, sono a 730, quindi mancano ancora 170 iscritti. Se potete venire incontro, scusate, 830, ancora mancano 170 iscritti. Iscrivetevi prima di morire, almeno voglio arrivare ai 1000 iscritti. Quindi sto scherzando. Adesso iniziamo su quello che è la strategia russa, come tutto quello che sta succedendo in Ucraina. Prima cosa hanno fatto come strategia russa, quindi come avete visto l'invasione dell'Ucraina, com'è possibile che è stata così veloce? Prima ho fatto un sondaggio: quale strategia ha usato la Russia di Putin? Quindi molti, in maggior parte, mi hanno messo l'accerchiamento. Sbagliato. La strategia che ha usato la Russia, e non solo Putin, è quello del Blitzkrieg, quello che la Germania ha inventato. Come funziona? La prima cosa che ha fatto, ha radunato le truppe in due lati, quindi nel lato pro-russo nel lato pro-russo, scusate, le due repubbliche che si sono autoproclamate, e in Bielorussia. Nel lato russo ha messo un cuscinetto, quindi nel lato pro-russo di Donetsk, scusate, quindi di Donetsk ha messo un cuscinetto di truppe, e nel lato bielorusso ha messo quelle truppe attive. Quindi, come avete notato, ha fatto un movimento strategico. Nel lato bielorusso ha fatto delle esercitazioni, quindi l'Europa non ha manco capito, che io dall'inizio sapevo già che è da lì che andavano proprio giù fino alla fine, quindi di andare verso la capitale, hanno messo le truppe lì. Il lato là, come vi ho detto, del pro-russo, delle due repubbliche di Donetsk sono autoproclamate, là era una parte cuscinetto, in tal caso, di entrare in aiuto delle separatisti pro-russi. Là ha circondato quasi tutta l'Ucraina. L'unica cosa che ha fatto, come avete visto, ha iniziato a parlare, ha iniziato a dire che stava evacuando le truppe, quello è vero, le truppe sono evacuate, ma non dalla Bielorussia. Le truppe sono evacuate dai confini dell'Ucraina, quindi ha mostrato che non c'era più guerra, per un diversivo, quindi ha usato un diversivo, quindi un diversivo di togliere quelle truppe dall'Ucraina, quindi da un punto che non aveva bisogno, le ha tolte. E lì dopo ha detto che ci sarebbe un'invasione il 16 di febbraio, per chi si ricorda. Ma se avete visto, non c'è stata nessuna invasione, quindi ha fatto un altro diversivo, un secondo diversivo. E per arrivare a quello che è il terzo diversivo, che gli è andata alla grande. Quindi io non sto lì, io non sto né pro russo né pro ucraino, non sono niente, è un'analisi. Là ha fatto una prima entrata nelle repubbliche quindi le ha autoproclamate territorio di Russia, quindi protezione del territorio di Russia. E là la NATO si è messa in testa, talmente che non c'è qualcuno che comanda bene, non sanno comandare bene. Hanno messo hanno proclamato le due repubbliche alla Russia. E l'hanno detto: se attaccano quelle repubbliche, noi entriamo. Sono entrati lì. La maggior parte pensava che sarebbero entrati lì. La Russia sarebbe entrata tutta da lì. Quindi la maggior parte dell'esercito ucraino era lì. Cosa è successo? Che non è così. Sono entrati tutti, il grande pezzo, dalla Bielorussia. E questo mi ricorda molto il Blitzkrieg, di cui non si avrebbero mai aspettati che entravano dagli Ardenne, e invece sono entrati dagli Ardenne
e hanno accerchiato. E là hanno iniziato a bombardare, hanno iniziato a mettere un grosso, quindi il loro obiettivo non era proteggere, era entrare a Kiev, recuperare il presidente, far togliere la NATO dall'Ucraina e mettere in modo che la NATO non intervenga. Per questo motivo, che è inutile dirlo, la NATO non può intervenire, è inutile avere armi eccetera eccetera, ma là è proprio un accerchiamento che la NATO rischia di brutto, quindi rischia uno escalation, come possiamo dire, di morte di tanti soldati, perché là è una strategia che hanno fatto giustamente. Poi c'è, perché fanno sanzioni? Perché l'unica soluzione è quella. Se rispondono con un'arma nucleare, la Russia risponderà con un'arma nucleare. Adesso vediamo qual è la differenza tra un esercito ucraino e il russo. Molti li vedo sui social, iniziano a vedere il presidente ucraino che va in tenuta di... con la tenuta di guerra. Questo non è una buona cosa. Prima cosa, l'esercito russo c'ha sempre quelli che comandano, i generali, che spiegano, che dicono le come entrare, che organizzano la cosa. In Ucraina il problema, l'esercito ucraino non hanno neanche un generale, non si sa niente di loro, non gestiscono niente. Sfortunatamente, mi dispiace per la popolazione, ma il problema è questo, la strategia che cui la Russia ha fatto è stata ben studiata, è stata ben applicata. Non ha messo tutte le armi pesanti, perché vedete entrare solo i 762. Il suo obiettivo non è uccidere la popolazione ucraina, il suo obiettivo è mettere l'Ucraina al suo fianco. Adesso vediamo cosa può succedere in futuro, quindi per esempio una vittoria russa, un esempio. Ci sarà una guerriglia, ma è che questa guerriglia andrà contro la Russia? La vedo dura e vi spiego il perché. Gli ucraini e i russi hanno la stessa mentalità, stessa cultura. Quindi per esempio tutti quelli dell'est sono omofobi, la maggior parte sono così, che l'Europa non lo è. Quindi fare entrare qualcosa dell'Europa là è molto complicato. L'Europa c'è il femminismo, quindi che la donna che comanda e non l'uomo. Da loro non esiste questo, quindi da loro l'uomo è l'uomo. Ecco perché difficilmente ci saranno delle piccole guerriglie, ma in effetti non dureranno tanto, come altri paesi. Quindi questo, il futuro sarà che il presidente, come visto oggi, negozierà, presidente ucraino, e vuole finire la guerra, perché lui stesso sa che è sconfitto e non c'è un'organizzazione né della NATO né dell'Ucraina. La NATO ormai, come abbiamo capito oggi, non è più una forza reale come prima. La NATO, come avete visto, tutte le persone che sono buoni a parlare, ma sulla gestione, su tutto, nessuno interverrà. E il popolo ucraino si vedrà abbandonato e non sarà un odio contro la Russia. Ce l'ha l'odio oggi contro la Russia, ma sarà l'odio contro quelle persone che li hanno abbandonati, contro quelle persone che non hanno avuto il carattere di andare. Molti mi diranno: perché non ci vai tu? Ma io, se potrei, ci andrei, ma tutto chiuso, è tutto chiuso, tutte le frontiere sono chiuse, e non voglio dirvi né per chi, io sono quello che dalla testa mi hanno messo queste cose di essere un soldato. Quindi questo è quello che vi dico. La strategia di Putin è stata buona, l'organizzazione è stata buona, e per dirvi che non sono neanche entrati il T-14 armata, non sono entrati ancora neanche uno dei nuovi carri armati. Quindi, come vi ho detto, non vuole distruggere il popolo, non vuole
bombardare l'Ucraina, se no l'avrebbe fatto a tappeto. L'ha inviato, perché se voi mettete una strategia da prima, dei grossi bombardamenti si fanno. Dopo i grossi bombardamenti si ha quella strategia di entrare e eliminare le ultime sacche di resistenza in Ucraina. Ma non ha fatto questo, perché non vuole distruggere l'Ucraina, vuole solo che l'Ucraina resti amica della Russia, evitare che quella chiamata NATO entri. Al giorno d'oggi i media fanno troppo propaganda per dire pro Ucraina, altri pro russi. Questa propaganda è inutile, è inutile, è inutile. Tutto quello che ci passano oggi è il popolo, e tutto quello che perderà è solo il popolo. Questo video magari resterà, magari lo toglieranno, tra virgolette, democrazia, libertà di espressione, è quel modo passato. Comunque il futuro per l'Ucraina è tutto in mano agli ucraini, non è in mano né alla NATO né all'Europa, è in mano agli ucraini, e il futuro della Russia è in mano ai russi. Quindi questo è così. Nessuno, vi assicurerò, e voi lo sapete, nessuno interverrà, nessuno, e ve lo assicuro che non invieranno neanche una truppa. Lasceranno le truppe in Polonia per mostrare che sono protetti, tra virgolette, ma nessuno farà un passo verso l'Ucraina, nessuno, e ve lo assicurerò, perché sarà un macellaio, sarà pieno di morti, e ve lo assicuro, perché là hanno preparato tutti, là non sanno neanche cosa c'è in Bielorussia, e si pensa che ci siano armi nucleari in Bielorussia. Quindi se pensate che la NATO interviene e vedete i civili, ok, 200 civili, mi dispiace per quelle morti, siamo tutti spiaciuti, ma mettete che in altri paesi in 3 giorni, in 4 giorni di guerra, ne sono morti 1000-1500, che là vedete che non stanno puntando i civili, non puntano a uccidere i civili, puntano solo a far cadere Kiev, e Kiev punta a difendersi. Il combattimento non sono nelle 2 zone prorusse, quelle sono già protette dai separatisti, quelle sono già protette dal confinante Russia. Il combattimento là, per la strategia di Putin, per far paura al presidente ucraino, che getta la spugna e negozia con i russi e che cambia la sua situazione prorussa, è tutta Kiev. Quindi è stata tutta studiata già da prima, non era difendere le 2 nuove repubbliche russe, ma è prendere Kiev, come per la Germania era prendere Parigi, e come per l'Unione Sovietica di prima era prendere Berlino. Questa è la strategia, quella chiamata guerra lampo, che tutto deve essere in velocità, che può durare 1 mese, 2 mesi in totale. Quindi totale massimo 2 mesi una guerra lampo. Quindi è stata questa la strategia, la guerra lampo, la Blitzkrieg, è un intero di operazioni, la differenza, quindi c'è la diversione, l'accerchiamento, il bombardamento, il movimento della logistica, tutto in un tempo rapido. Questa è la Blitzkrieg, quindi tutti quelli che hanno messo accerchiamento, può essere giusto, ma è sbagliato in generale, perché la Blitzkrieg, guerra lampo, prendere la capitale e togliere quella al governo per metterne un altro. E con questo finisce così. Vi ricordo, secondo canale, Caporal Military, nella descrizione c'è il link, iscrivetevi, arriviamo a 1000 iscritti, sarò partner YouTube del secondo canale, e se avete qualche cosa da aggiungere su quello che ho detto, in descrizione mettete tutto quello che volete. Con questo video si chiude così, vi ringrazio per avermi cliccato, un'analisi per me giusta, per voi può darsi che non è così,
Ma guardate bene tutte le notizie e vedrete che è così. Andate sulla logica, è così. Perché in poco hanno preso Kiev. Sono entrati a Kiev e riusciranno a prendere. A tutti i costi devono prendere Kiev. E l'altra parte, a tutti i costi, deve proteggere Kiev. Sarà un macellaio. Sarà un pieno di morti tra soldati. Perché là saranno scontri. Il combattimento in città sono scontri troppo violenti, ravvicinati, allontanati. Si può morire di fuoco o si può morire di un edificio che crolla. Tutte queste cose bisogna metterle in conto quando si combatte in una città. In una città è qualcosa che è difficile, ci saranno tanti morti. E con questo finisce così da Legio Patria Nostra Italy. Alla prossima.